Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video. Oggi facciamo l'unboxing dell'uscita di dicembre di casa PlayOn Pictures. Come potete vedere, probabilmente non è il primo articolo, però è il primo articolo che non ha più il nome Coccipedia nella mia collezione, appunto, Pompo San, la cinefila. Un'uscita che quando fu annunciata fu molto bella. Ed era anche un film che si pensava che non sarebbe mai potuto arrivare in Italia. L'unica criticità che vorrei dare a PlayOn Coach Media, quello che è appunto il fatto di non averlo distribuito al cinema. Che sì, c'è l'evento a gennaio, però cioè, ci siamo tanto lamentati degli anime soli 3 giorni, adesso ci esaltiamo per la distribuzione di un giorno in un singolo cinema. Complimenti fandom, complimenti veramente. Però vabbè, scusate lo sfogo perché sai, io sono sempre stato tra quelli che appunto difendeva la distribuzione degli anime 3 giorni perché la maggior parte degli anime quello si merita, cioè i prodotti di nicchia al cinema anche in Italia vengono distribuiti in pochi giorni. Cioè vi invito a guardare le uscite cinematografiche e non dico che la maggior parte delle distribuzioni normali, se dura una settimana, è dire tanto. Cioè, avere i prodotti al cinema per pochi giorni è molto più normale di quello che è alla fine ormai, perché appunto sono pochi i film che incassano per più di tot tempo. Cioè, anche il lato anime, anche quelli che cioè, magari vanno bene per poco tempo, però poi scemano, anche One Piece ormai quasi non c'è più. Vabbè, mi sono un po' dilungato, ma siamo qui solo per fare l'unboxing, ma mi è venuto naturale aprire questo disco, perché secondo me è un peccato che questo prodotto non sia stato distribuito al cinema. Aspetta che... Vabbè, continuiamo l'apertura. Allora, la copertina non è male alla fine. Questo è il retro, altre cose qua non sono segnalate, poi la confezione avrà anche 6 card, la Marei ha la stessa copertina della sovracoperta di cartone, questo è il disco, praticamente ha la stessa identica, cioè, vediamo sotto, nulla di che sotto, le 6 card. Il foglietto è cambiato, attenzione. Un brand di PlayOn Pictures, Anime Factory. Vabbè, in occasione del cambio nome hanno cambiato anche il fogliettino. Vabbè. Vediamo un po' le card. Mannaggia. Ah, è qua dietro. Madonna, sono tutte incollate, cioè sono troppo nuove. Questa, ok. Vabbè, le vedrete un po' a caso perché sono troppo nuove. Vabbè, un po' minimali queste card, secondo me, però vabbè. Rimettiamo tutto a posto. Adesso inseriamo il disco nel lettore e vediamo più nel concreto, che altro magari vediamo i contenuti extra principalmente.
Ed eccoci al menu. Il menu, per quanto statico, quantomeno non è proprio identico a quello che abbiamo visto fino adesso tra la Marei e la sola coperta. Controlliamo poi. Per quanto riguarda invece gli extra, a parte le solite cose che troviamo, gli storyboard a video, che è un contenuto interessante, e poi mi sa che si trova qua. C'è anche il commento del regista come contenuto extra, anche se non lo troverete negli extra, ma devo ammettere che alla fine come contenuti extra è un minimo questa edizione, si salva, un minimo è carina, dai. Ed eccoci alle conclusioni finali. In generale è stata un unboxing, cioè un'edizione tutto sommato carina. Non mi dispiacciono le copertine, anche se uguali, e i contenuti extra che sono presenti non sono male, cioè almeno è qualcosina in più rispetto alla media delle edizioni italiane. L'unica cosa che le card, non lo so, un po' tristine sono, cioè sono le card, per chi se le ricorda, sì. Se c'è qualcuno che guarda i miei video che l'ha comprato, sono le card uguali identiche a questo. Così, cioè. Sono identiche proprio. Però vabbè, a parte questo. L'altro, il cofanetto, cioè, il prezzo di listino di questa edizione è di 25 euro. Però su Amazon a me l'hanno tipo fatto pagare 20 euro, cioè è già sceso sotto i 20, quindi più che altro io il film in realtà non l'ho visto, è un acquisto che ho fatto alla cieca, diciamo a scatola chiusa, quindi in realtà non vi posso dire se di recuperarlo subito o no, però a pelle sembra, cioè mi suscita, cioè più che altro questo film mi attira parecchio, quindi vi direi forse di prenderlo anche a scatola chiusa, però chissà, quello è alla fine spetta anche a voi come decisione, perché ognuno ha le sue sensazioni, le sue vibes, come si vuol dire. Quindi sì, in generale alla fine è un'edizione normale, i contenuti extra non sono neanche male, e boh, mi sento di promuoverla alla fine come edizione. Vi linko chiaramente sotto il link ai soliti due, se non tre siti che vi elenco del link dell'articolo. Dite un po', iscrivetevi un po' al canale, dite cosa ne pensate, se qualcuno di voi ha visto questo film, se lo comprerà, se invece magari lo farà, vorrà fare come me e comprarlo a scatola chiusa, o se no, dite perché, insomma, creiamo un po' una discussione sotto nei commenti al video. Ci vediamo al prossimo video. Так при тобой.